tutti e bentornati nel mio canale. Oggi proseguiamo la ragazza e andiamo a fare i capelli nella parte sinistra della ragazza, appunto alla nostra destra in realtà. Vi avverto da subito, andrò a una velocità un pochino più accelerata, ma per il semplice fatto che li abbiamo già fatti i capelli. Semplicemente cambiano un po' i riflessi, da questa parte sono leggermente più luminosi e diciamo che il riccio, la forma della ciocca è un pochino più definita. E quindi non andrò proprio super mega velocità, ma comunque andrò un pochino più rapida, proprio perché vorrei concentrarmi anche sulle labbra. Bando alle ciance, cominciamo. Prima di cominciare, però, vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto, di condividerlo con chi pensate possa essere interessato a questo tipo di contenuti. Vi ricordo che in descrizione troverete la lista materiali che sto utilizzando per questo video, link utile al fine di reperirli. Troverete un link che vi condurrà a un gruppo Facebook di confronto nel quale vi suggerisco l'iscrizione. Qualora voi vogliate appunto realizzare questi soggetti insieme a me, insieme alle altre persone che con molto piacere da parte mia stanno realizzando i soggetti che sto proponendo, e vi ricordo che troverete anche un link di Patreon. Patreon è una piattaforma che consente alle persone che seguono un creatore di video, in questo caso sarei io, di versare un piccolo contributo al fine di appunto contribuire alla crescita del canale. Detto ciò, io direi che possiamo cominciare. Mi sono già ripreparato un po' i colori all'incirca che ho usato nel primo video e parto con andare a salvare, diciamo così, la luminosità di alcuni ciocchi. E parto da subito già con un colore che secondo me ci avvantaggerà, diciamo così, con la velocità, ed è il violetto caput della Carbotello, il 642. Potete usare anche un altro violetto che assomigli, ma io direi che per esempio anche della Carrane 583, il rosa violetto potrebbe andare bene. Utilizzo questo perché in questo momento mi sembra che possa aiutarmi un po' di più e perché non voglio un colore troppo pigmentato, ma proviamo e testiamo insieme. Allora, con il 642 io parto e vado a segnarmi le zone di luce, quelle che poi, insomma, dopo daranno la luminosità alla ciocca. Qui, all'incirca qui, qua. Qua sotto. Con il carnicino chiaro, il 681, mi faccio la punta e vado a schiarire già un po' queste ciocche. Soprattutto nella parte centrale. O comunque lì dove vediamo le ciocche un pochino più esposte alla luce. Viola profondo, 385, e continuiamo a lavorare un po' queste ciocche. Quindi il nostro grigio pine, e iniziamo a lavorare le zone. Quindi partiamo da quassù. Quassù poi sappiamo che dobbiamo andare a sistemare quello che è la nostra ombra, ma per adesso andiamo avanti così e iniziamo a farci la nostra velatura.
Faccio vedere meglio, vedete che qua sotto, adesso me lo sono segnato così, si intravede un po' quello che è il collo. Io per adesso me lo lascio così. Sistemo un po' la telecamera per cercare di riprendermi meglio. Ok, mi prendo la mia spugnetta, ve la ricorderete, inizio un po' a stendere questo colore che abbiamo messo. Ok, e continuiamo. Prendo il nero e vado a scurirmi già da subito tutta questa zona che è molto scura. Quindi mi ricollego un po' allo scuro, alla linea scura che avevamo già fatto nera del profilo del volto e vado con il nero a scurire un po' queste parti in ombra dei capelli. Da questa parte interna, vicino al volto, è più scura. Poi chiaramente, a parte dove c'è l'ombra sotto dei capelli, quindi in alcuni punti dove è molto scuro, io vado ad alleggerire la mano perché ho bisogno di mantenere, diciamo, delle ciocche un po' più chiare. Quindi vado a farmi proprio, diciamo così, delle lineette che vanno un po' a delineare la forma della ciocca, ma non vado a scurire più di tanto. Sto più leggera, vedete anche qui. Sì, faccio delle righe che mi danno un po' la forma alla ciocca, anche se sto guardando l'immagine di riferimento, sì, ma non è che sto proprio andando a fare la ciocca esatta nel punto esatto. L'importante è che cerchiamo di mantenere i colori. Poi se c'è qualche ciocca fuori posto, pazienza, ecco.
non succede niente. L'importante è che riusciamo a dargli una forma. Poi, se non è identica alla fotografia, non fa niente. Anche qua è molto scuro, quindi insisto un po' di più con il nero. Passo anche un po' in mezzo al colore che abbiamo messo più chiari, proprio per dare il senso di ciocchetta. Vedete che già piano piano inizia a prendere forma. Mi riprendo il grigio Pine e continuo a lavorare su queste ciocchette. Quindi con il 770, punta affilata, continuo a andare a lavorare. Qua sotto in quest'angolo, qua vabbè c'è un triangolino bianco, ma anche qua in mezzo si intravede, diciamo così, lo sfondo dietro la ragazza. Poi valuteremo il da farsi. Però andrei a fare una velatura anche in quest'angolo qua. Spugnetta e continuiamo a lavorare con la spugnetta, cercando di seguire la direzione della ciocca o la direzione che vogliamo dare alla ciocca, perché ripeto, in questo caso io sto andando molto a occhio, così un po', non dico a caso, ma non sto proprio seguendo alla lettera l'immagine di riferimento. Ancora nero, insistiamo a scurire. Qua su andiamo a fare con il nero, già che ce l'abbiamo in mano, questa ciocchetta e un po' di capellini. Anche se non è che si veda proprio benissimo, però per adesso siamo andati a farli, va bene così. Poi, ripeto, alla fine andremo un po' a sistemare il tutto. Chi ne avrà voglia potrà andare a rimodificare quelle parti che magari non piacciono troppo. Qui vediamo. È tutto molto scuro. Ok, vado un po' con il 435, quindi con l'oltremare chiaro, a farmi giusto giusto qualche capellino.
E si continua a lavorare sempre un po' con gli stessi colori, il nero, il grigio, il grigio paina, il viola profondo dove serve, e fino a quando, ecco, non si raggiunge all'incirca un risultato che ci soddisfi. Mi prendo anche il 655 della Carbotello, sempre, che è rosso inglese profondo, e vado qua a farmi questi riflessi che sono un po' più rossastri. Qui, anche qua dove c'è questa sorta di orecchino che non si vede praticamente niente in realtà, vado a segnarmelo, poi dopo ci andiamo a lavorare. Anche qui vado a farmi un po' di questi capellini che sono un po' più rossastri. Anche qua sotto mi faccio qualcosina, poca roba, perché qua in realtà questo colore rossastro se ne vede ben poco. Qua con il nero devo sistemare un po' questa ciocca. Mi prendo il rosa Karan, il rosa violetto 583, e vado un po' a lavorarmi questi capelli. Ok, con la mia palettina vado un po' a spegnere. Stendendo un po', ma seguendo sempre comunque la direzione delle ciocche, altrimenti perdiamo il senso del capello. Qui scurisco un po', perché tanto è da scurire, e poi dopo vado a fare l'orecchino, quel po' che si vede di quell'orecchino, perché non è che si veda chissà che cosa. Okay. Mi serve soltanto di accendere in alcuni punti. Io riutilizzo il 435, quindi torno a allontanare un po' la fotocamera, torno a utilizzare questo blu oltremare chiaro e vado a farmi qualche capellino più luminoso qui. Ok, io direi che per adesso possiamo anche accontentarci. Mi serve un po' più di viola, riprendo il viola profondo che vi ricordo essere il 385, comunque un viola, e insisto un po' con questo colore, soprattutto quassù, secondo me ne manca un po'. Ok, mi riprendo il mio nero, insisto un po', opla, ho sbagliato colore, insisto un po' alle attaccature delle ciocche, perché là dove la ciocca esce fuori e anche dove ritorna dentro, nel miscuglio di capelli, chiaramente è in ombra e quindi è più scura.
Questi capelli che stiamo facendo non sono capelli maniacali, che si sta lì a guardare proprio il piccolo dettaglio, ma perché altrimenti veramente questo tutorial durerebbe tantissimo. Ok, io direi che ci possiamo anche stare per adesso e fermarci qua e passare alle labbra. Poi chi ne avrà voglia potrà andare a sistemare tutte le varie parti, a dettagliare un po' di più le varie zone. Ok. Facciamo anche subito l'orecchino, così ce lo togliamo dal di mezzo. E, mi riprendo un attimo questo rosso inglese, perché qua secondo me bisogna arrossare un po' questa zona. E con questo colore andiamo a farci il nostro orecchino, che si vede appena, ma c'è e lo facciamo. Quindi sempre con il rosso inglese, io poi prenderei il carnicino chiaro S181. Vado a farmi questa macchia qua e con il nero io schiaccerei. Allora qua bisogna un po' ampliare questa zona di ombra. Ok. Passiamo intorno all'orecchino e andrei a scurire molto all'interno di questo orecchino perché effettivamente non si vede un granché. Qua questa ciocca in realtà mi fa così, quindi me la vado un po' a correggere. All'incirca, ragazzi, io direi che qua mi prendo il rosa violetto, ci si può stare. Non è proprio uguale, questi capelli non sono proprio uguali, anzi, quasi per niente alla foto, ma l'importante è che gli abbiamo dato un senso. Poi, se volete fare una cosa un pochino più, diciamo così, precisa e realistica, vi mettete lì di pazienza, centimetro dopo centimetro, e andate a fare questi capelli. Io direi che qua va scurito ancora un po'. Questa ciocca non è che mi convinca troppo, ma andiamo un po' a rimpicciolire. Qui la facciamo salire su. Vabbè, basta, per adesso andiamo avanti, se no non lo finiamo più. Qui sopra il nostro sopracciglio, qua abbiamo una ciocchetta che ci arriva qui. E poi io prenderei il marrone, quello che abbiamo utilizzato per l'incarnato, che è il 748, quindi un incarnato scuro della Carrane, vado a scurirmi un po' qua questa zona di tempia.
perché secondo me c'è bisogno di scurirla un po'. Faccio delle lineette qui, e anche qui c'è un po' bisogno di scurirla. Ok, perché questa parte qua di tempia è importante che curvi, ok. Bene, io direi che i capelli per adesso li possiamo lasciare così o li lasciamo direttamente così. C'è sicuramente da andare a perfezionare per chi vuole, perché vedete che sono un po' spennacchiati come ho fatto io. E ci si potrebbe lavorare sopra ancora tanto, un po' come il resto del volto in realtà. Da lavorare ce n'è sempre, poi sta a noi decidere quando è il momento di fermarci, ma io potrei andare avanti veramente per tanto tempo. Però siccome abbiamo detto che dobbiamo far rientrare anche le labbra, e non vorrei veramente annoiarvi, visto che i capelli l'avevamo già fatti dall'altra parte all'incirca, il procedimento tanto è lo stesso, io direi che possiamo andare a fare le labbra e prepariamoci i colori che possono servire alle nostre labbra. E allora partiamo con le labbra e andiamo a schiarire i punti e a scurire già la parte centrale all'interno delle labbra, così da non perdercela. Prendo il grigio Pine 770 e inizio con il lavorare la parte in ombra all'interno delle labbra, quindi la parte che rimane socchiusa. Non si vede, non si intravede neanche un dente. Cerco di, perché mi si è un po' cancellata il labbro, di guardare l'immagine di riferimento e di rifare all'incirca tutto, rimettere tutto all'incirca al posto giusto. Poi tanto siamo sempre in tempo a ricorreggere, a ricambiare. Allora, è probabile che facendo le labbra ci si appoggi nella parte dei capelli che abbiamo fatto, quindi mi raccomando, attenzione. Qua vedete, in questo punto prendo il 745 a coprire questo buchino che si è creato qua sulla guancia e anche qua. Ragazzi, qua c'è un problema di carta, ve l'avevo già detto l'altra volta, ve lo ripeto, mi prendo il rosa, vediamo se riesco a coprirlo. E poi mi prendo un carnato scuro. Eccolo qui. E cerco di coprire questa parte, ma il problema è che non si copre bene perché qua la carta, la Pastelmat, è un pochino rovinata. Magari voi a video non lo vedete neanche, eh? Io però lo vedo e mi disturba un po' vedere questi problemi qua. Ok. Prendo anche, scusate, 1680, l'incarnato scuro della Carbotello e mi vado a fare qua qualche dettaglio con questo colore, perché secondo me un po' mi manca. Qua nel giro luce, vabbè. All'incirca. Va bene. Allora, le labbra stavamo dicendo. Io già mi sono segnata la parte che poi sarà di ombra interna delle labbra e con il bianco io direi di iniziare a farmi i piccoli punti di luce. Quindi noi sappiamo che qua intanto mi vado a fare tutte le lineette, le rughette delle labbra. Più o meno dove le vedo, anche se non sono proprio nel punto esatto, fa niente, non è un problema. Stessa cosa quassù, mi faccio qualche lineetta e qui. Ok, poi sempre con il bianco io vado a farmi qua un po' di luci.
All'incirca dove le vedo, eh. Vediamo che questo fascio di luce che c'è sulle labbra parte qua così, arriva all'incirca fino a qua, poi torna su e qua è più largo. È più largo e va a stringersi via via che torna su. Noi lo facciamo all'incirca per come lo vediamo, poi chiaramente via via che andiamo a lavorare andiamo anche a correggere. Qua su uguale ci sono diversi punti di luce, vabbè, qua in mezzo qualcosa c'è, non troppo ma c'è. E ok. Con che colore possiamo cominciare? Ci serve un colore rosato, rossastro però. Possiamo provare, che tenda magari un po' all'arancione. Quindi possiamo provare direttamente con il 305, questo rosso vermiglio, e con il 305 andiamo a farci la nostra prima velatura. Mi raccomando, ricordatevi che qua c'è la zona di capelli che abbiamo già fatto e che probabilmente vi verrà da appoggiarci la mano sopra. Cercate di non appoggiarla o di mettere un pezzettino di carta, di foglio o qualcosa per non sporcare. Senza premere, si intravede ancora la grana della carta, faccio un po', passo un po' in mezzo al bianco che abbiamo messo e poi vado a farmi la mia prima velatura, il mio primo strato, si può dire, ma in maniera assolutamente leggera. Non tengo la matita di fondo, anche se sono molto leggera, ma per il semplice fatto che qui mi occorre di dare una direzione ben precisa alla matita e quindi tenendola qua a metà io riesco a direzionarla bene. Solitamente le labbra inferiori, che sono quelle più sporgenti, sono appunto più luminose rispetto alle labbra superiori. Un colore che tenda al violetto, io prenderei, possiamo provare direttamente con il viola profondo che abbiamo usato anche nei capelli. Quindi 385, mi vado a fare qua un'altra leggera velatura. E che sia veramente leggera, perché questo colore io lo vedo, ma ne vedo veramente poco. Rosa ritratto 582 della Caran e con questo colore insisto un po' sul viola che abbiamo appena messo. Mi prendo il carnicino chiaro 681 e inizio un po' a schiarire il tutto e a miscelare. Quindi mi armo di pazienza e leggerissimi, veramente leggeri, con la punta affilata, io vado un po' a miscelare questo rosso e questo viola e questo rosa ritratto che abbiamo messo. Grazie.
Non mi preoccupo se passo un po' sopra il bianco. L'importante è che miscelo bene. Si continuerà a intravedere se avete miscelato, ma con mano leggera la grana della carta e non è un problema. Prendiamo un rosso un po' più acceso. Direi che il 311 potrebbe andare bene, il rosso carminio medio. E andiamo con il rosso carminio medio a insistere un po', seguendo la direzione in cui vediamo andare le labbra. Ok, faccio sempre un po' attenzione a non coprire del tutto i nostri punti di luce, ma cerco comunque di passarci bene in mezzo. L'avremmo potuti fare anche dopo i punti di luce, ma il fatto è che se noi avessimo messo poi sotto tutti questi colori, poi dopo avrebbero preso poco. Allora ho preferito fare così e anche se un po' si sporcano, non è un problema. Perché ce li, riuscciremo comunque poi a illuminarli in questo modo, ecco. Piuttosto che farli dopo, che poi riaffiora tutto il colore sotto e insomma, poi dopo non sono più tanto luminosi. Sempre con questo colore io vado un po' a ingrassare qua questo labbro, vabbè, che è da rivedere questa forma, eh? Me ne sono accorta proprio adesso. Incarnato scuro 748, io andrei qua un po' a farmi un po' di ombra qui, che qua secondo me c'è un po' bisogno. Prendo anche il nero, perché questo marrone non è sufficiente, e con il nero io insisto un po' sul profilo di queste labbra, con delle lineettine che mi vanno a delineare appunto le labbra, perché non sono ancora molto convinta. Mi riprendo di nuovo il 311 e insisto. Cerco di recuperare anche un po' la forma di queste labbra qui e anche qui. Con la terra di Siena 69 vado un po' a scurire qua il contorno, il profilo delle labbra. Che sono un pochino più violacee, ma per adesso ci accontentiamo. E qua ancora questa forma a me non mi convince molto. Vabbè, poi vedremo. Mi prenderei l'avorio, proviamo con il 105 a schiarire un po' questo rosso e farlo diventare leggermente più aranciato. Soprattutto quassù. Con il 330, quindi mi prendo il porpora e vado a insistere qua. Ok,
qua dove praticamente c'è la zona un po' più di ombra dell'interno del labbro inferiore. E stessa cosa vado a fare qua sotto, sempre con questo colore vado a delineare ancora un po' questo labbro. E sempre con questo colore vado a riprendermi un po' le righette. Ok, 305 e ancora una volta con rosso vermiglio insisto qua nella parte centrale delle labbra. Vedete che piano piano sta uscendo fuori il volume di queste labbra. Ci vuole un po' di pazienza. Con il bianco mi ritorno a fare e a riprendere un po' questi punti di luce. E qui faccio molta attenzione a quello che faccio perché questa parte è abbastanza fondamentale, secondo me, per appunto andare a tirare fuori ulteriori volumi. Mi serve la punta. Fatto punta e cambiato anche colore, è un bianco sempre però della Carbotello, perché quello della Gioconda l'ho finito e continuo con questo bianco. Opposta. Si è spostata la telecamera, abbassiamola. Io vi ricordo che se vedete una distorsione nel disegno, in realtà è proprio per come tengo la telecamera, che per una questione di comodità la tengo leggermente spostata rispetto al disegno, e quindi chiaramente il disegno un po' si distorce. Mi riprendo il porpora. E insisto un po' già con il dettaglio del labbro inferiore, quindi 330, e vado con questo colore a insistere un po' di più.
queste lineette delle labbra. In mezzo a queste lineette, volendo, ci passerebbe ancora un punto di luce, ma intanto facciamo il grosso, poi se si riesce a passare in mezzo quel punto di luce ci si prova. E poi qua vado a farmi un po' di queste lineette, come se fosse un mosaico. Qua ne faccio una un pochino più profonda, che si apre tipo Y. Stessa cosa qua giù. Ok, mi prendo un colore ancora un po' più scuro, potrebbe andare bene il 655, e con questo rosso inglese profondo io vado a insistere un po'. No, è ancora troppo chiaro. Allora proviamo con il nostro grigio pie. Ci proviamo, se non va bene cambiamo. Quindi 770 e qua sotto con questo colore vado a farmi un po', come dicevo, queste lineette. Anche qui questa Y che abbiamo fatto, chiamiamola Y, ci ripasso sopra perché è troppo chiara. Insisto qua di lato. Il grigio sempre, il 770, a farmi un po' di quest'ombra. Qui dobbiamo ingrassarla un po', questa parte di labbra. Porpora sempre, che abbiamo usato prima, il 330, vado un po' a ingrassare qua questo labbro, che è un po' troppo, si è un po' troppo deformato. Un po' in mezzo anche nei punti di luce. Okay. Mi prendo il carnicino chiaro, il 681, e vado un po' a passare sopra un po' anche i punti di luce, che sono un po' troppo bianchi. E vado a fare anche qualche puntino quassù, piccolo piccolo, per illuminare un po' le labbra quassù. Qua dobbiamo creare una piccola curvetta. Mi riprendo il 305. Qua io abbasso un po', perché qua mi si deve fermare una specie di U, ok, una specie di U un po' aranciata. Questo colore secondo me è ottimo. Sempre quel carnicino, ce l'avevamo prima in mano, inizio a farmi un po' di piccolo dettaglio sulle labbra. Quindi in alcuni punti premo di più, premo meno rispetto al colore che devo far uscire, e vado qua a fare un po' di questi puntini di luce qua sotto le labbra. Anche qui non sto andando in maniera maniacale, non è che sto guardando proprio il minimo dettaglio, piccolissimo, non sto andando a riprodurre, perché altrimenti dovessi farlo domattina saremo ancora qua. Un po' come del resto della ragazza, perché se avessi dovuto farlo un po' come mi sono abituata io a lavorare, probabilmente sarei ancora al primo step, ai primi capelli. I miei capelli magari no, ma sarei andata poco avanti, però mi rendo conto che non si può. Ok? Queste righe che ho fatto sono un po' troppo evidenti. Sono un po' troppo evidenti. Li vado sempre col 305 un po' soprattutto qui a ridurre la loro intensità, più che altro di colore. E come vi dicevo, volendo possiamo con il bianco passare in mezzo con una lineetta in mezzo a queste righette più scure.
tutto si può, insomma. Diciamo che il labbro all'incirca, sì, c'è ancora da scurire un po' gli angoli, ma sta uscendo fuori. Per scurire gli angoli, io andrei direttamente di nero e con il nero io vado a farmi qua le mie zone molto in ombra. Ci passo sopra piano piano, delicatamente, cercando di non finire nel labbro superiore. E vado qua. A scurire un po' dove mi serve più scuro, schiaccio di più, dove mi serve che sia meno scuro, schiaccio di meno. Mi prendo l'avorio, il 105, ma anche no, facciamo col carnicino chiaro, il 581, e qui ne faccio dei piccolissimi pelettini che mi escono fuori un po' da queste labbra, fino all'incirca a qui. Ok. Il incarnato scuro 748, vado a farmi qua la mia ombra del labbro su. Che vado poi col nero a scurire un po' di più qua. Quest'ombra la faccio scendere un po' qua giù, così da ricreare un po' quest'ombra che c'è del sorrisetto smaliziato. Punta al nero e andiamo a scurire molto a questo punto tutta l'ombra che c'è all'interno dell'altro. E lo faccio guardando l'immagine di riferimento per cercare di ripetere le forme. Perché facendo l'ombra automaticamente andiamo a riprenderci la forma anche del labbro. Si allarga. Un po' insistere. E qua si apre leggermente di più. Si ha una forma strana questa apertura. Ora forse qua è un po' esagerato, lo correggiamo. Non è un problema, ecco, tutto si può correggere. Anche se con il nero a volte è un pochino più difficile correggere, ma ci si arriva. Qua scurisco ancora un po' quest'angolo di labbro. E andiamo a fare il labbro superiore 305, e con il 305 rosso vermiglio iniziamo a fare una prima velatura. Di qua in realtà non ce n'è molto. Vedete che io non sto scontornando il labbro, il labbro non si scontorna. Il labbro non si scontorna perché altro non è che la pelle è sempre pelle, soltanto che ha dei vasi sanguigni che fanno arrossare così il tutto, ma in realtà è sempre pelle, attaccata alla pelle, quindi ci deve essere questo scambio tra la pelle e il labbro superiore. È un cambiare colore non improvviso, quindi non scontornato, ma sfumato. Mi prendo il viola profondo che avevamo usato, 435, anche dall'altra parte, mi vado a fare qua una leggera velatura. Su. Sempre un po' a tratteggio dall'alto verso il basso. Da quest'altra parte in realtà non lo farei neanche con il viola. Andrei a prendere direttamente il Porpora 330 e con questo colore andrei a riempirmi qua, che poi va comunque scurito.
passo qua sotto. Mi vado a riempire anche di qua. Mi prendo, vediamo, il rosso carminio medio, 300, 311. E insisto, soprattutto qua, dove le labbra appunto si attaccano alla pelle, e vado leggerissima a farmi delle lineette. Poi prendo il carnicino chiaro, il 681, e con quello vado a definire meglio il labbro superiore. Ovvero parto dalla mia pelle sopra e scendo giù a farmi un po' di segnetti di X. Qua un po' meno, soprattutto qua, secondo me ce n'è bisogno qui. Scendo giù sempre con questo colore. Ok, con il bianco solo da questo lato io mi vado a fare qua dei piccoli puntini di luce. Insisto un po' qui. Ok. 305, ancora una volta rosso vermiglio, e vado a farmi una leggera velatura che passa un po' sopra a quello che abbiamo fatto. Qui mi riprendo un po' questa forma. Seguo anche un po' la direzione delle labbra nel fare questa cosa che sto facendo. Grigio Pie 770 e vado già a scurirmi qua le mie labbra, sempre seguendo la direzione della trama della pelle, delle labbra in questo caso. E passo in mezzo così. E si cerca di creare appunto l'illusione della profondità e del volume. Qui mi faccio qualche lineetta. Qua insisto un po' sempre col grigio Pine. Vorrei farvi vedere, vediamo se riesco a raddrizzare un po', ecco, perché altrimenti c'è un po' troppa distorsione. Mi riprendo il porpora 330 e passo un po' sopra il grigio pine che abbiamo messo, insisto qua su un po' di più. Insisto un po' di più, qua devo creare una sorta di zona leggermente curvante qua. Con il nero a questo punto vado proprio a scurire ancora di più le mie zone. Mano leggerissima, cerchietti ma molto leggeri. Scurisco qui, dove è più scuro schiaccio un po' di più, poi via via che mi allontano dalla zona molto in ombra schiaccio meno. Qua con il nero, già che ce l'ho in mano, ma leggerissima, vado a farmi queste linee.
Non mi preoccupo perché sotto abbiamo messo altri colori, quindi non sarà un nero puro quello che uscirà fuori, però bisogna comunque mantenere la mano leggera. Porpora di nuovo. Ci ripasso un pochino sopra per sbiadirlo, se si può dire, così si può dire. Lo sbiadiamo un po'. Riproviamo di nuovo col grigio pane 770, ma ci facciamo una bella punta più affilata che possiamo e andiamo a farci un po' di lineette sopra, leggerissime. Qui io non riesco a spiegarvi niente, ma perché sto semplicemente guardando l'immagine di riferimento e sto cercando di riprodurre un po' quello che vedo a grandi linee, perché chiaramente identico c'è solo una fotografia. Ok, carnescino chiaro 681 e vado a farmi un po' leggerissimo, un po' di luci. Nel mezzo insisto un po' di più. Ok, soprattutto di qua. Qua, questa zona che noi abbiamo fatto, allora intanto qua sotto nel profilo del labbro superiore in basso dobbiamo andare a illuminare un po', quindi sempre con il carnescino, già che ce l'abbiamo in mano e va benissimo, il 681, vado a farmi qua un po' di luce di qua e anche di qua. Ok, e devo spegnerlo un po' però questo labbro, quindi io mi riprenderei sempre il porpora 330 e con il 330 andrei a spegnere un po' queste luci che abbiamo messo, soprattutto qui e da questa parte di labbro. Con il 680, il carnescino scuro della Carbotello, insisto un po' sul profilo superiore, perché lo voglio aranciare ancora un po' di più. Qui e in questo punto. Mentre invece nelle parti esterne mi prendo il 748, l'incarnato scuro della Carà, e vado qua un po' a spegnere. Mi guardo bene quest'ombra del sorriso. Aumento leggermente un po' il volume delle labbra, che mi si assottiglia un po' troppo, e sempre con il 330 vado a spegnere leggermente, non troppo, un po' anche questo punto di luce che attraversa sotto il labbro superiore, perché è fin troppo acceso. Con il nero vado a riprendere un po' l'ombra dentro le labbra, perché hanno perso un po', ha perso un po' la forma. Qua io ingrandisco un po' di più quest'ombra. Bianco e insisto su alcuni punti che sono un po' più luminosi, tipo qui.
porpora di nuovo, devo spegnere ancora un po' qua su, ma questi sono già dettagli. Le nostre labbra potrebbero già andare bene così, chiaramente, e ve l'ho già detto su tutte le altre parti che abbiamo fatto, se non siete soddisfatti e volete continuare a dettagliare, potete fin tanto che la carta ve lo consente. E ancora margine ne abbiamo. Io però direi che questo video è durato fin troppo e secondo me possiamo, correggo soltanto un po' qui perché quest'ombra qua, ecco, non mi convinceva troppo. Allora, stavamo dicendo che possiamo terminare qui questo video. Io direi che possiamo ritenerci tutto sommato abbastanza soddisfatti. Non ci rimane altro che andare a realizzare la mano e il collo, ma il volto noi si può dire che l'abbiamo finito. Ci dobbiamo tornare poi alla fine, quando abbiamo il quadro generale davanti agli occhi, ma tutto sommato io mi ritengo sufficientemente soddisfatta. Dobbiamo ancora andare a lavorare un po' sulla nostra tempia, perché vedo che è un po' da correggere, poi vabbè, la distorsione della fotocamera un po' c'è, cerco di mettervela dritta. E dobbiamo riguardare un attimo questo sopracciglio, insomma, ci sono delle piccole cose che si possono andare a riguardare, ma io direi che per questo video adesso ci possiamo fermare. Prossimo video andremo a fare la mano e il collo per andare a finire il nostro soggetto. Finalmente ci siamo. Io come sempre vi ricordo, se avete domande le potete fare sia nei commenti che nel gruppo apposito dove troverete il link in descrizione a questo video, e vi ricordo Patreon. Mi raccomando, per chi volesse partecipare, per voi è veramente poco, per me sarà tantissimo. Cos'è Patreon? Ve lo ricordo, è una piattaforma che consente a voi di poter contribuire alla realizzazione di questi video aiutandomi, versando un piccolo contributo mensile. Quindi io direi che ci possiamo salutare, ci vediamo al prossimo e ultimo video. Ciao a tutti e a presto!